Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Cazzeggio Craft. Sì. Allora, prima di cominciare tutto quanto, devo salutare le persone che hanno lasciato l'hashtag con scritto ciao Gianni Miau nel video successivo. Quindi Francesco Freschi, ciao, un ciao bello fresco da me e il pollo là in fondo. Eccolo là. E poi un saluto a Nerchua Nerchua. Ciao Nerchua. Ciao. Ciao ciao. Ciaone. Ciaone. Poi un saluto a Veronica Alberti. Ciao Veronica. Ciao. Porca miseria, ho spaccato tutto, ho spaccato. Vabbè, ciao e basta. Ok, Veronica Alberti. E poi un saluto a Daniele Stocchiero. Ciao Daniele, ciao, 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 ciaone, ciaone. Allora, prima di cominciare tutto quanto, mi raccomando, ricordatevi, iscrivetevi al canale, condividete, lasciate un commento con l'hashtag ciao Gianni Miau. Ciao Gianni Miau, eccolo qua, in maniera tale che vi saluterò nel prossimo video, quindi mi raccomando lasciatelo e io appunto vi saluterò, ok? Detto questo, io direi che siamo pronti per cominciare il video, quindi ci vediamo tra poco, bella ragazzi, ciao! Ed eccoci qui ragazzi, allora non ho idea di che cosa fare onestamente, pensavo di costruire una macchina, un macchinario sparafrecce a ripetizione, triplo, in maniera tale da massacrare tutti i zombie che escono da uno spawn. Il tutto quanto settato con dei click. Direi subito di vedere i materiali che ci servono. Allora, subito, bam. Allora, torce redstone già ce l'abbiamo. Sicuramente la redstone, comparatori, dispenser. Credo che basti soltanto questa roba, basta. Beh, blocchi da costruzione a caso. Zombie. Zombie, uno spawn di zombie, eccolo qua. Prenderei un bel pone, prenderei, ok. E andiamo alla costruzione. Allora, dunque, non lo so, io metterei qua il primo dropper. Poi ne metterei, vediamo, un altro qua. Sì, un altro qua. Poi ne metterei un altro, vai, io tutta una fila, però più in alto perché voglio che li spara più alti. Tutta quanta così, ecco, così facciamo tutta quanta una fila di dropper, tutta quanta una fila di dispenser, che cazzo sono dispenser, tutta una fila di dispenser, poi da qua li collegheremo tutti quanti, raga, li colleghiamo tutti quanti, quindi facciamo una sorta tipo di scaletta, pa, 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 pam, 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 poi li carichiamo tutti quanti, li carichiamo. Allora, per fare questa cosa ci servono i comparatori in questa maniera, i repeater, dobbiamo metterli in questa maniera, perché se non lo facciamo così, questi poi si attaccano tra di loro, cioè quindi non va bene la cosa, cioè non funziona, raga, cioè non funziona. Allora, dunque sì, così direi che così non so cosa sto facendo, raga, ma lo sto facendo, va bene così. Ok, sto facendo un macello assurdo. No, questo non c'entra. Allora, così, con la redstone, così. Sì, ok, in questa maniera. Così è tutto collegato. Tutto collegato. Ok, così è tutto collegato. Io direi di farli uscire così. Proviamo a vedere se si accende tutto. Minchia, raga, si accende tutto. Anzitutto mettiamo un po' di giorno, magari, Time, set, day, che magari è anche meglio. Ok. Ora dovremmo fare un clock. Come funziona il clock? L'abbiamo già visto nel video successivo. Quindi si fa in questa maniera. Si fa in questa. Ok, allora qua gli mettiamo questo. Ok. In questa maniera continuerà a ripetizione a sparare. Per adesso lo stacchiamo, anche perché è fastidiosissimo il rumore. Costruiamo prima la zona, il recinto dei mob, che sarà tipo qua, sarà verosimilmente qua, sì, e li intrappoliamo proprio dentro, li costruiamo proprio questo recinto così, in maniera tale che non possano scappare. Questa sarà una camera a gas. No, una camera di frecce in realtà, ma va bene lo stesso. Allora, così, così e così. Ok,
Poi io mi metterei delle fence, sì. Delle fence a caso, queste qua vanno benissimo, ma in maniera tale che non possano uscire in alcun modo. Poi qui, sì, qui. Io qui, ah, perfetto, guarda, perfetto, c'era già il codice qui e qui. Dai, via, due. Da questa parte facciamo lo stesso identico meccanismo di prima. Lo stesso identico meccanismo di prima, ovvero mettiamo qua il repeater e di qua il segnale di redstone. Qua però dobbiamo farlo così, in maniera tale che non si disturbano i due segnali. Ok, tac, facciamo un altro clock perché noi ci piacciono un sacco questi clock. Ok, eccolo qua e pam, pam. E così è attivato in maniera tale che tutto quanto quello che c'è là dentro, ovvero queste uova di zombie, queste uova di zombie, eccole qua, queste uova di zombie. Appena attiverò appunto il segnale, qui inizieranno a spawnare come se non ci fosse un domani, ma letteralmente come se non ci fosse un domani, ragazzi. Allora, vediamo, qua dobbiamo metterci le frecce, però facciamolo un po' più figo, facciamo. Io direi sì, uno sticky piston, lo mettiamo qua. Questo perché? In maniera tale che se noi attiviamo questo sticky piston, in questa maniera, con una leva, quindi proprio semplice, con una leva, sticky piston si attiva e in teoria dovrebbe interrompere. No, manco per il cazzo. Se lo mettiamo qua allora e gli mettiamo un blocco così, ok, così interromperà il segnale, in maniera tale che quando vogliamo attivare tutto il meccanismo facciamo così, pam, e si attiva tutto il delirio. Ok, poi quando vogliamo interromperlo così, questo perché lo facciamo? Perché adesso noi, mostra, aspetta che stiamo facendo un macello, perché noi adesso ci godremo naturalmente la scena, perché cioè non è che possiamo. Io direi di metterlo qua. Qua. Qua così metteremo la nostra leva. Metteremo qua e lanciamo il segnale. Qua gli mettiamo un repeater per estendere il segnale perché se no non ci arriva. E qua per sicurezza gliene mettiamo un altro. Allora, vediamo se funziona tutto. Pam! Così si è attivato e di qua. Ok. Possiamo accendere. Stessa cosa io la farei anche di qua. Quindi ci mettiamo qua il blocco, poi qui sopra ci mettiamo lo sticky piston e ci appiccichiamo il blocco in maniera tale che, ma qua dobbiamo stare attentissimi, se facciamo una cazzata inizieranno a spawnare zombie come se non ci fosse un domani. E qua colleghiamo naturalmente tutto quanto, colleghiamo tutto così in questa maniera, ecco, un po' più storto, no? Vabbè, colleghiamo tutto in questa maniera, mettiamo un repeater per estendere ancora il segnale, portiamo avanti un altro repeater, portiamo avanti un altro repeater Griffin. Questa faceva veramente cagare, ragazzi. Ok, allora adesso non ci manca che riempire tutti quanti i dispenser con le frecce, quindi arrow. Vediamo ragazzi se non abbiamo fatto truc, eh? Figo, eh? Tu, ne mettiamo centinaia ragazzi, ne mettiamo un sacco perché se no, no non, cioè, finiscono subito perché con praticamente questo meccanismo dei repeater, dei clock, vedrete che inizierà a sparare frecce come se non ci fosse un domani. Non ho idea se la distanza sia buona o meno, cioè non ne ho assolutamente idea, ma spero di sì, spero di sì, anche perché se no non c'ho voglia di rifare il meccanismo. Tanto ormai avete capito come si costruisce e poi tanto comunque questo è cazzeggio craft, quindi se noi non cazzeggiamo non ci divertiamo, non ci divertiamo e quindi chi se ne frega che funzioni perfettamente o meno, ma funzionerà alla perfezione, funzionerà alla perfezione. Ok? Oh, allora, abbiamo finito di riempire tutti quanti i dispenser, quindi da una parte ci sono i dispenser, dall'altra parte ci sono i mob. Siamo pronti? Diciamo di cominciare, via! Ah già, sono un idiota?
sono un idiota perché se metto in modalità pacifica ovviamente non funziona. Oh raga, però la distanza è giusta. Allora, andiamo, pronti, bella ragazzi, e via! No raga, guarda, c'è minchia una. E tra l'altro gli zombie stanno andando a fuoco tantissimo, perché è giorno, infatti io direi di dargli una possibilità mettendo la notte. È notte ragazzi, è notte. Guardate come delle frecce proprio gli stanno sparando come se non ci fosse un domani. E stanno raga, stanno morendo tantissimo. Stanno morendo. Quanti sono? Quanti sono ragazzi? Ragazzi, quanti sono? Mettiamo delle glowstone in maniera tale che si veda. Tanto sta iniziando a laggare, raga, in una maniera pazzesca. No, raga, sono tantissimi. Ragazzi, sono tantissimi, non riescono a morire. Non riescono a morire, raga. Guardate quante frecce. È il delirio. È il delirio, raga. È il delirio. Bene, va bene. Allora, io... Vabbè. Allora, io con questa... Raga, non si capisce un cazzo. Non si capisce. Bene, ragazzi. Allora, io con questa scena di massacro alle mie spalle... Bene, allora, ragazzi, io... state zitti un attimo che... Ma aspetta, che sennò almeno sentiamoli che soffrono un pochino. Bene ragazzi, io con questa scena alle mie spalle... C'è anche uno con una pala. Cosa vuoi fare con quella pala? Vabbè, con questa scena io ragazzi vi saluto. Mi raccomando, lasciate l'hashtag con scritto ciao Gianni Miao e io vi saluterò nel prossimo video. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Bene a tutti ragazzi e boom baby!